sempre meno lavoratori stagionali. Anche a Lucca, la borsa mercato lavoro organizzata dall'ente bilaterale del turismo toscano, di cui fanno parte Confcommercio per la parte datoriale e i sindacati CGL, CISL e UIL per quella dei lavoratori, evidenzia la difficoltà delle imprese del settore a reperire personale. Alla mattinata di incontro tra domanda e offerta di lavoro si sono presentati in poco più di un centinaio, precisamente 103 candidati per 173 posizioni aperte messe sul piatto dalle 34 aziende partecipanti all'iniziativa. Vediamo un calo di persone che cercano lavoro e quindi stiamo cercando anche come ente bilaterale insieme alle parti sociali di trovare delle soluzioni che possano aiutare il settore. Tanti e variegati i profili ricercati nell'ambito dell'ospitalità alberghiera, della ristorazione e dell'accoglienza turistica. Mancano baristi, pasticceri, cuochi, addetti alle consegne, pizzaioli, ma anche receptionist e animatori. Spero che venga qualcuno, noi stiamo cercando appunto per la sala e mi auguro che qualcuno venga. La nostra è una proposta, diciamo, stagionale per il momento, però chiaramente con la carenza che c'è di personale, se si trovano persone giuste, poi il progetto può andare anche avanti. Speriamo che si presenti qualcuno, purtroppo è già un po' che si cerca anche con altri mezzi, ma non è facile trovare. Sembra che certi tipi di lavori siano un po' passati in secondo piano.